La festa per i 207 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, il ringraziamento del Presidente della Repubblica Mattarella che sottolinea abnegazione e professionalità dell'Arma nell'affrontare la pandemia. Silvia Balducci. Consegna la medaglia d'oro al merito civile. La medaglia Concessa d'oro dal al merito Governo civile alla bandiera dell'Arma dei Carabinieri la consegna il Presidente del Consiglio Draghi, riconoscimento dedicato agli uomini e alle donne del comando per la tutela del lavoro, in prima linea per la sicurezza e la dignità dei lavoratori italiani. Una cerimonia dal valore simbolico, l'Arma da 207 anni al servizio dei cittadini. Ad essere, come da 207 anni, la sicurezza tranquilla della nazione. Lo farà con assoluta trasparenza, perché la fiducia degli italiani deve essere custodita in una casa di vetro. Il comandante generale ricorda lo sforzo durante la pandemia, 11.000 i carabinieri che si sono contagiati, 30 quelli deceduti. L'omaggio al loro sacrificio, a quello dei militari caduti in missione, come il carabiniere Iacovacci, ucciso con l'ambasciatore Attanasio in Congo. Poi il vice brigadiere Mario Cercello Rega, accoltellato a Roma nel 2019. Procede alla consegna. Alla vedova Rosa Maria Esilio viene consegnata la medaglia d'oro al valore civile, tributata alla memoria del militare, il suo impegno un modello per tutti i carabinieri. Al di là di ogni successo operativo, ogni italiano continua a riconoscere nel carabiniere il volto rassicurante dello Stato, al quale poter affidare la propria sicurezza e a volte la propria inquietudine. Il ministro Guerini ricorda anche le operazioni all'estero, 14 teatri operativi, l'Arma è un patrimonio per la nostra comunità.